La struttura è stata progettata per essere la confluenza di tre linee fondamentali, la Roma-Napoli, la Napoli-Reggio Calabria con estensione in Sicilia e la Napoli-Bari. Quindi quanto saranno il numero dei passeggeri, a questo punto sarà il mercato a deciderlo. Ma i treni fermeranno anche qui? Assolutamente, sicuramente in prima fase i treni alta velocità, alta capacità. Dal 2022 con l'attivazione della Napoli-Cancello, la Cancello-Frasso e quindi di fatto l'attivazione della Napoli-Bari, ci saranno i treni regionali e in più, visto che nell'appalto è previsto, anche il collegamento con la Circumvesuviana. Resta una stazione che è anche una grande opera d'arte, un grande lascito che viene lasciato a questo territorio e al nostro paese. Nonostante tutto, diciamo che uno delle caratteristiche di quest'opera è che probabilmente è l'ultima opera progettata e diretta da Zaha Hadid.